25 agosto 1940. La Luftwaffe tedesca inizia i primi bombardamenti della piccola città inglese di Coventry. Il bombardamento più distruttivo del paese inglese, ricco di industrie, verrà effettuato dai tedeschi nella notte fra il 14 e il 15 novembre dello stesso anno, con l'operazione denominata in codice Sonata al chiaro di luna. La propaganda fascista conierà il termine coventrizzare come sinonimo di radere al suolo. Milioni di bombe incendiarie vengono fatte cadere sulla grande città di Londra. Nello spazio di pochi minuti, oltre 500 differenti zone della città bruciano sotto il rombo degli aerei. È il più immenso incendio della storia. Nel mezzo di tutto questo fuoco e di tutta questa distruzione, le condutture dell'acqua, di importanza vitale, vengono distrutte. La pressione dell'acqua è pressoché interrotta del tutto. I vigili del fuoco di Londra sistemano i tubi per aspirare l'acqua dal Tamigi. Intanto Londra brucia. Nei mesi a venire, gli inglesi dovranno sostenere molti bombardamenti e incendi. Ma la battaglia d'Inghilterra è stata vinta dagli inglesi e non da Hitler. Hitler ha perso questa battaglia. Ha perso 2.375 aerei tedeschi con i loro equipaggi. Per la prima volta è la potenza tedesca a bere l'amaro calice della sconfitta. Viene sfatato il mito della invincibilità tedesca.